Capitolo primo. La campanella d'ingresso era suonata da 5 minuti buoni. Alla spicciolata, alcuni da soli, altri in gruppi di 2 o 3. I ritardatari si infilavano a passo spedito nel portone ancora aperto per metà. Tonino, custode di quel varco da tempo immemore, li fece passare mentre si apprestava a ridurre al minimo l'apertura residua. Braccia conserte, sguardo che nell'intenzione voleva essere di rimprovero, ma che alla fine risultava bonario. Si mise di piantone davanti all'ultimo spiraglio, una 20 centimetri, giusto a testimoniare i pochi minuti di tolleranza ancora concessi. Dopodiché, chi c'era, c'era. Ingresso sprangato, se ne parlava alla seconda ora. Sprofondata nel sedile della microcar bianca, Emanuela Greco fissava il portone del liceo classico che frequentava con la tensione di un evaso in fuga. Le mani gelide, sudate, aggrappate al volante. Il cuore fuori dal petto. Per la prima volta stava tradendo i suoi principi. Era arrivata davanti alla scuola e non era entrata. Se la stava caliando. Proprio come quei 4 che aveva appena visto sfrecciare via con lo scooter e che fino al giorno prima avrebbe criticato. Ma quella mattina non era come le altre. E non perché, a sconfessare tutte le previsioni meteorologiche, era venuto fuori un sole da primavera inoltrata che suggeriva la diserzione con la stessa persuasione delle sirene di Ulisse. Quella mattina, a Emanuela, sembrava che il mondo non fosse più lo stesso. Il cielo le era appena caduto addosso e cercare di rimetterlo a posto era il suo unico obiettivo. Aspettò che il portone fosse chiuso e partì. Non aveva neanche completato il giro dell'isolato che un messaggio lampeggiò sul cellulare poggiato sul sedile accanto. Si fermò e lo lesse. «Manu, che è successo?» Emma, la sua migliore amica e compagna di banco, l'aveva incontrata nell'ultimo minuto che aveva passato fuori dal liceo prima di realizzare che non avrebbe mai potuto restare chiusa lì dentro per 5 ore con quel peso sul cuore. Non le rispose. Riprese a guidare concentrata. Incrocio, semaforo, altro incrocio. Il suo cuore accelerava in misura inversamente proporzionale alla distanza che la separava dal punto di arrivo. E manco a farlo apposta. Più si avvicinava alla meta, più il traffico si faceva intenso. Una tortura che pareva non finire mai. Un'ora dopo, alla rotatoria di via Aquicella Porto, Emanuela non contava più le palpitazioni che le mozzavano il fiato. Lasciò il faro Biscari sulla destra. Girò intorno al grande distributore di carburanti, superò l'edificio del Bulling e svoltò in direzione Viale Kennedy. La strada che costeggiava la playa era pressoché deserta. A destra, il palaghiaccio, la piscina olimpionica. A sinistra, i lidi, ancora smontati. I parcheggi vacanti, i chioschi chiusi. Uniche forme di vita nel raggio di 3 chilometri, gli avventori di 2 grandi alberghi, i soli esercizi della zona che rimanevano aperti tutto l'anno. Percorse il lungo rettilineo fino all'ultimo tratto, quello in cui le costruzioni si diradavano e le spiagge si allungavano verso l'oasi del Simeto. Parcheggiò la minicar e si diresse veloce verso il lido villaggio ancora chiuso. Lo scooter grigio era davanti al cancello d'ingresso, con la catena alla ruota e un casco multicolore appeso alla sinistra del manubrio, a fare da contrappeso al cavalletto mezzo rotto che tirava verso destra. Emanuela prese un respiro. E se stava sbagliando tutto? Se proseguire oltre si fosse rivelato un autogol? Scosse la testa. No, non c'erano alternative. L'orgoglio non porta da nessuna parte. E i problemi si affrontano, non si eludono. Thomas lo diceva sempre, lo faceva sempre. Sempre. Tranne quel giorno. Tranne con lei. Spinse il cancello e imboccò il vialetto incolto.
Camminò verso la spiaggia e la attraversò tutta fino alla battigia. L'Etna ancora innevata, stranamente tranquilla. Dominava l'orizzonte sulla città, oltre la lunga spiaggia che arrivava quasi in prossimità del porto. Il mare, limpido come di rado si presentava da quelle parti, lambiva l'arena con onde piccole e lente, odorose di salsedine e di sabbia ancora fredda. Emanuela non vedeva niente. Non sentiva nessun odore. Raccolse le poche forze che la notte insonne le aveva lasciato e si mosse verso il capanno in fondo alla spiaggia. Scostò la porta di legno ed entrò. Capitolo secondo. Il porticciolo di San Giovanni Licuti si ripopolava al primo accenno di sole con la stessa rapidità con cui si era spopolato all'arrivo della prima pioggia. I bar avevano già tirato fuori tutto l'armamentario per il servizio all'aperto e i ristoranti si preparavano a farlo di lì a poco. Il vicequestore aggiunto Giovanna Guarrasi, detta Vanina, si era scelta un tavolino con vista mare. Non paga della posizione, l'aveva ulteriormente spostato sul pizzo della piattaforma di cemento che il bar usava come dehor. Un paio di metri sotto di lei, davanti alle barche di legno, si apriva la spiaggetta di sabbia nera e ciottoli lavici, i famosi cuti, che davano il nome a quell'antico borgo di pescatori. Gauloise, accesa nella mano destra, tazzina ormai vuota nella sinistra, una gamba piegata e poggiata sull'altra, Vanina subiva quel martedì inoperoso con la costernazione di un velista in un giorno di bonaccia. Ogni tanto si voltava verso la strada, a controllare il portoncino verde dietro il quale si celava l'abitazione in cui l'ispettore Marta Bonazzoli, elemento validissimo della sezione che lei dirigeva, aveva piantato le sue bresciane radici. Un appartamento ricavato da un'ex casa di pescatori che la poliziotta condivideva ormai stabilmente con Tito Macchia, primo dirigente della squadra mobile di Catania, nonché diretto superiore di Vanina. Quella mattina, fatto decisamente anomalo, il capo non si era presentato in ufficio, mettendo in ambasce la fidanzata, che reduce dal turno di notte, non lo vedeva e non lo sentiva dalla tarda sera precedente. Ambasce che si erano trasformate in terrore al terzo tentativo di chiamata andato a vuoto. Vanina non aveva avuto il tempo di apprendere la notizia che la Bonazzoli stava già volando fuori dal portone della mobile e si stava dirigendo velocissima verso il parcheggio delle auto di servizio, armata di casco. L'unico modo per evitare incidenti, che per com'era abituata a correre l'ispettore e date le condizioni in cui si trovava erano alquanto probabili, era stato correrle dietro e costringerla a lasciarsi accompagnare in auto da lei. In mezz'ora di tragitto, Marta aveva ipotizzato tutti i malori improvvisi da cui il suo fidanzato poteva essere stato colto. L'infarto, secondo la sua logica, era quello più verosimile. Ma perché deve essergli venuto un infarto? Aveva tentato di obiettare Vanina. Come perché? 50 anni, 122 kg, fuma, mangia tanto e malissimo. Beve alcolici. Mizzica. Perciò pure io. Cosa di poco tempo e finisco in un'unità coronarica, aveva sdrammatizzato Vanina. Marta non aveva apprezzato. Scherza, scherza, scherzate. Quando si erano accorte che la moto monumentale di Tito era ancora parcheggiata davanti a casa nella stessa posizione della sera prima, anche Vanina aveva iniziato a preoccuparsi. Marta era corsa dentro. Tito. Nessuna risposta. Tito! Secondo un criterio che a Vanina era sfuggito, la prima stanza in cui la ragazza si era precipitata era stata il bagno. L'aveva trovato vuoto. Mio Dio, che gli sarà capitato? Vanina nel frattempo aveva teso l'orecchio. Poteva essere un'allucinazione uditiva, ma il rumore pareva proprio quello. Fossi in te, controllerei in camera da letto, aveva suggerito. Marta non se l'era fatto ripetere,
Era entrata di volata nella stanza, buia come se fosse mezzanotte, e aveva acceso la luce. «Tito!» «Ah, chi è?» Macchi era saltato sul letto, con grande sofferenza di rete e materasso. La mano sulla fronte, il fiato grosso. «Martù, madonna mia, che spavento mi hai fatto pigliare!» Vanina aveva preferito defilarsi, anche perché difficilmente sarebbe riuscita a trattenere una risata. A stento aveva resistito poco prima, quando aveva capito che là dentro qualcuno stava russando sonoramente. E ora se ne stava lì, faccia al mare, in attesa che la Bonazzoli si decidesse a uscire e a comunicarle cosa era successo a Macchia. Che ronfare alle 9:30 del mattino di un giorno feriale non era da lui. A quel punto Vanina avrebbe ripreso la strada verso l'ufficio in solitaria, augurandosi che il periodo di rinsavimento dei delinquenti catanesi non si prolungasse ancora per troppo tempo, lasciando lei e la sua squadra a rigirarsi i pollici. Cosa da sbattersi la testa muri muri. Per una come lei, che nel lavoro duro trovava la sua unica fonte di serenità. La ragazza che le aveva servito il caffè passò per ritirare la tazzina. «Le porto qualcos'altro?» Vanina meditò se cedere alla tentazione di sbafarsi la seconda colazione della giornata, anzi, la terza, se si consideravano i due savoiardi che aveva inzuppato nel caffè ancora occhi chiusi. «Magari una treccina con la crema o un cornetto mignon», propose la ragazza. Stava per accettare la treccina quando vide arrivare Marta. «Sinibi». La Bonazzoli sedette accanto a lei. «Eccomi, capo. Scusa se ti ho mollata qui». «Allora, che fu?» chiese Vanina. Dalla faccia rasserenata dell'ispettore era evidente che nessun infarto aveva colpito il suo titanico compagno. «Lasciam perdere, va. Sei svegliato alle 6 con la febbre. Ha buttato giù un miscuglio di farmaci antinfluenzali che evidentemente hanno avuto un effetto sedativo». Senza accorgersene, aveva silenziato il telefono. «E si combinò la polpetta», concluse Vanina. «Almeno sta meglio». «Sembrerebbe di sì, ma l'ho convinto a rimanere a casa». «Allora, tornatene a casa pure tu, che mi pare un poco sbattuta». Le occhiaie su un viso perfetto come il suo stonavano assai. «Magari vado a fare una corsa». «Ma quale corsa? Senti a me, vatti a riposare. Vicino vicino all'amore tuo, che così guarisce prima», scherzò Vanina. «Tanto per quello che c'è da fare in ufficio in questi giorni, basta e avanza pure lo faro». Si alzò e si diresse verso l'auto di servizio parcheggiata malamente sul marciapiede. Marta sorrise dandole dietro. «Addirittura lo faro! La gente più giovane della sezione e soprattutto quello che faticava di più a conquistarsi la fiducia della dirigente. Pensa tu», rincarò Vanina. Mentre entrava in auto, si sentì chiamare. Si voltò verso la finestra ad altezza strada della Bonazzoli e vide Macchi affacciato. «Chiudi quei vetri prima che t'ammazzi del tutto», gli suggerì avvicinandosi. «Ma che m'ammazzo, costo sole, casomai guarisco». «Cerca di riguardarti invece, ci servi vivo». «Vabbò, mi riguardo. Tu però devi fare una cosa per me». «A disposizione». «Vedi se giusto Lisi ha bisogno di supporto alla sezione criminalità organizzata». Lei non rispose, ma la faccia parlava chiaro. «Vani, non è che ti consumi se ogni tanto elargisci un poco della tua competenza in ambito mafioso pure ai colleghi di Catania, eh?» Una frecciatina diretta diretta. Pareva che chissà per quale principio non volesse più occuparsi di criminalità organizzata. Rifiutava continuamente le sue proposte di avanzamento al vertice della SCO catanese. Invece, per gli ex colleghi di Palermo, si spendeva senza remore, viaggiando avanti e indietro un giorno sì e l'altro pure. «Va bene, Tito, stai tranquillo. Giusto Lisi non saprà come liberarsi di me. Oltretutto, sembra che in questo momento tu non sia granché occupata. Tenere una come te ferma a non fare nulla mi pare uno sciupo sconsiderato».
fissato era con la storia dello sciupò. La tirava fuori a cadenza mensile, come quella volta che s'era spinto addirittura a paragonarla a Maradona. Che se ce l'ha in squadra, tenerlo in panchina è un peccato mortale. Un paragone che per un napoletano come lui, che custodiva la maglia del Pibe al pari di una reliquia, era il complimento più significativo che potesse esserci. La panchina, nel caso specifico, era la sezione reati contro la persona che, a dispetto della sua importanza, a parere di Tito, e non solo, non era una posizione adeguata a lei. Macchia aveva appena finito di evocare l'inattività eccezionale di quel periodo quando il telefono della Guarrà si squillò. Vanina rispose mentre si infilava in auto. «Don Rosario, buongiorno!» Don Rosario Limoli era il sacerdote che nella sua parrocchia, in pieno quartiere di San Cristoforo, aveva impiantato un centro di recupero per ragazzi tossicodipendenti o che volevano affrancarsi da giri criminali. Vanina aveva conosciuto lui e i suoi carusi qualche mese prima, mentre indagava sull'omicidio di un professore di liceo, anche lui dedito alla causa. Non lo sentiva da settimane. «Buongiorno, dottoressa. Mi scusi se la disturbo, ma è accaduta una cosa terribile.» La voce si riconosceva a stento. Era roca, rotta, affannosa. «Di che si tratta?» «Thomas.» Il prete prese fiato. «L'hanno ammazzato.» A Vanina sembrò di aver ricevuto un pugno nello stomaco. La sigaretta spenta tra le labbra, l'accendino bloccato a mezz'aria. Aveva capito bene. «Ma Thomas? Ruscica?» «Sì, dottoressa, proprio lui.» Dovette deglutire più volte per recuperare il suo contegno di sbirra navigata, vaccinata contro le emozioni. «Dove?» «Alla playa, in un capanno del Lido in cui lavorava.» «Chi lo trovò? Lei?» «No, la sua carusa, Emanuela Greco, se la ricorda?» «Certo che me la ricordo. La figlia dell'avvocato Enzo Greco, noto civilista, nonché compagno dell'ex moglie dell'ispettore capo Carmelo Spanò, il braccio destro di Vanina.» «Quando è accaduto?» «All'incirca mezz'ora fa, a quanto ho capito.» «E non ha chiamato il 113? «No, dottoressa, ha chiamato me, disperata. Le ho detto che ci avrei pensato io ad avvertirvi.» «Lei è già sul posto?» «No, sto per arrivare, c'è un traffico spaventoso. Ci vediamo là.» Vanina scese dalla macchina, la sigaretta finalmente accesa. Andò a bussare alla porta di Marta, che le aprì subito. «Ritiro tutto quello che dissi, preparati e vieni con me.» «Perché?» Macchia comparve dietro di lei, intrusciato in una vestagliona di 2 metri per 2. «Guarda, che è successo? Hanno ammazzato un ragazzo.» Tito si fece serio. «Ah.» Occhieggiò Marta, che anche a lui pareva palliduccia assai. «E non ti puoi portare Spanò o Nunnari?» «Il cadavere è alla playa e a quanto pare verso il porto c'è un traffico bloccato. Ho solo bisogno che Marta mi accompagni con la tua moto.» Guardò la Bonazzoli. «Mi lasci là e te ne torni subito a casa. Basta che facciamo presto, è importante.» Macchia corrugò la fronte. La Guarrasi così accorata non l'aveva mai vista. Anche la fidanzata si allarmò. «Vanina, ma si tratta di qualcuno che conoscevi?» La Guarrasi la fissò. «Anche tu lo conoscevi, Marta. È Thomas Ruscica.» La Bonazzoli ebbe un sussulto. Si voltò verso l'attaccapanni, afferrò il giubbotto e un mazzo di chiavi dal tavolino accanto. «Andiamo», disse. Tito non protestò. Capitolo 3. Vanina e Marta arrivarono allo stabilimento balneare nello stesso momento in cui vi stava entrando Enzo Greco, il padre della ragazza. Appena le vide, l'avvocato si fermò e le aspettò. Era pallido da fare paura. «Dottoressa Guarrasi, meno male che è già qui.» Imboccarono insieme il vialetto, che secondo le indicazioni scritte sulla freccia di legno, portava verso la spiaggia. «Che tragedia, che tragedia!» ripeteva Greco. «È stata sua figlia a chiamarla?» chiese Vanina.
L'avvocato scosse il capo. No, mi chiamo Don Rosario. S'accorsero di aver sbagliato strada. Erano finiti in uno spazio rialzato che, a giudicare dai tabelloni dei gelati, durante la stagione doveva essere adibito a bar. Girarono torno torno in cerca di un accesso alla spiaggia, ma non lo trovarono. In compenso avvistarono Emanuela e il sacerdote seduti a ridosso del capanno. Ma vedi tu che siamo a pochi metri dalla scena del crimine e non possiamo raggiungerlo, bofonchiò Vanina. Marta, chiamò. Dimmi. Lo conosci tu sto stabilimento? No, capo, mai stata. E manco io. L'avvocato intanto si stava sbracciando per farsi vedere. Don Rosario gli rispose tirando su e alzando una mano. Emanuela non si mosse. Tornarono indietro e percorsero un vialetto che portava in quella direzione. Sbucarono in una zona adibita alle docce, che evidentemente, per la stagione invernale, aveva l'accesso alla spiaggia sbarrato da una rete posticcia. «Bichicca murria!» sbottò Vanina. «Ma non è possibile!» fece Greco, agitato. Mentre ripercorrevano il vialetto, Marta individuò un varco laterale. Bisognava passare in mezzo a una siepe di banani, che, dato il periodo, era pure un po' incolta, ma almeno di là si tagliava. Si infilarono e finalmente furono in spiaggia. Enzo Greco corse subito verso la figlia. Don Rosario andò incontro alle poliziotte, cereo, occhi lucidi. Dottoressa, ispettore. I jeans e la giacca sportiva. L'aria alla Paul Newman. Tutto pareva tranne che un prete. Eppure non c'era sacerdote più autentico di lui. Dov'è? Chiese Vanina. Parlava con Don Rosario, ma guardava verso Emanuela, rannicchiata in un angolo. Povera figlia, da un'esperienza simile non ci si riprende facilmente. Soprattutto non la si dimentica mai. Nessuno poteva saperlo meglio di lei. Ingoiò il nodo in gola e distorse lo sguardo. Il prete indicò la porta del capanno. Lì dentro. Vanina e Marta entrarono, seguite da Don Rosario. Un locale di servizio costruito con assi di legno, a occhio adibito al ripostiglio per gli attrezzi. Nessuna apertura se non la porta dalla quale erano passati. Ci volle qualche secondo per adattarsi al buio. Thomas Ruscica era lì, al centro della stanza, abbandonato sul pavimento, il corpo disteso in una posizione innaturale, la testa bionda e insanguinata. Il cappuccio della felpa che usciva dal giubbotto di jeans sistemato intorno al cranio come una sorta di fasciatura. Vanina si chinò su di lui. «Ma che t'hanno fatto, Thomas?» disse a voce bassa. Se lo ricordava come se fosse stato il giorno prima, il pomeriggio in cui una banda di carusi aveva invaso il suo ufficio desiderosa di contribuire alle indagini sul professore ucciso a coltellate. Thomas era uno di loro. Era stata quella la prima volta che Vanina l'aveva incontrato. Un ragazzo dal passato difficile, proveniente da una famiglia malavitosa dalla quale aveva deciso di prendere le distanze. Con l'aiuto di Don Rosario, e soprattutto con un coraggio e una forza d'animo ammirevoli, combatteva ogni giorno per riuscirci. E ora era lì, steso su un pavimento di legno, la testa spaccata e gli occhi spalancati che parevano chiederle aiuto. Don Rosario si era chinato accanto a lei. «Dottoressa, mi scusi. Ho aspettato il suo arrivo perché non sapevo se... Glieli posso chiudere gli occhi?» Vanina annuì. Il prete allungò la mano e abbassò le palpebre del ragazzo. «Capo, guarda qua», fece Marta, che si era messa a girare per il capanno tenendosi a debita distanza. Emotiva com'era, davanti al cadavere di un ragazzo che conosceva, avrebbe rischiato di farsi beccare dalla sua superiore con le lacrime agli occhi. «Dove?» Bonazzoli illuminò col telefono un grosso rastrello di ferro gettato di lato. «Credo sia questa l'arma del delitto». Vanina s'avvicinò, le mani dietro la schiena. Si abbassò per esaminarlo. Lo smalto verde dei denti e parte del manico erano sporchi di sangue. «È molto probabile», si tirò su. Tornò verso il cadavere, ma non si chinò di nuovo su di lui. Fece partire una chiamata.
Spanò, a che punto siete? Ora arrivammo, capo. Madonnuzza santa, solo l'asse dei servizi chiuso per lavori ci ammancava. Ecco spiegato l'arcano del traffico impazzito a quell'ora nella zona del porto. Cose da scippare la testa a chi pianificava quel genere di lavori in piena mattina. Mi raccomando, Spanò, non vi perdete. Dovete andare verso sinistra. Perché ci dovremmo perdere, dottoressa? Fece Spanò perplesso. Perché sto stabilimento è enorme, pare un labirinto. Picchisto non c'è pericolo, dottoressa. Sto lido lo conosco come le mie tasche. Notizie dalla scientifica ne abbiamo. Non vedo tracce qua intorno. Pausa. Però, se non mi sbaglio, sta arrivando il dottore Calì. Il medico legale, grande amico di Vanilla. Ma non c'è ancora la macchina del PM. Lo sa che è il dottore Terrasini, vero? Specificò compiaciuto. Sì, lo so. Periodo fortunato ultimamente. Non era un segreto per nessuno che con alcuni PM, uno per la verità, la Guarrasi non andasse per niente d'accordo. Con Terrasini invece parlava la stessa lingua. Allora faccia una cosa, ispettore. Aspetti Adriano Calì e lo guidi, prima che si perde. Spanò non commentò. Ma perché la Guarrasi si era amminchiata che tutti si dovevano perdere? Un lido era. Vanina riattaccò. Marta, se vuoi puoi tornare a casa a riposarti. Gli altri sono arrivati. Grazie, capo. Ma finché ce la faccio, preferirei restare. La ragazza si voltò a guardare il cadavere e ricacciò indietro una lacrima. Ti capisco. Era così per davvero. Mai come quella volta Vanina comprendeva il suo stato d'animo, mentre Marta non poteva sapere quanto fosse devastante per lei non riuscire a mantenere il solito autoimposto distacco. Amoni, usciamo, che sta arrivando Calì. Evitiamo di modificargli il quadro, almeno noi. Don Rosario si sentì chiamato in causa, si voltò. No, padre, non si preoccupi, non mi riferivo a lei. Sia lui che Marta la guardarono interrogativi, ma la Guarrasi era già fuori dalla porta.